c'è qui la figlia di La Graziosi, che abbiamo fatto una sala cavetta, la figlia di Arbisani, che ha scritto il nostro libro, vorrei presentarvele. E loro vogliono ringraziare che sono state testimoni di due grandi persone. Io poi con loro ero legato al massimo e quindi vorrei presentarvi la Katia Graziosi, che abbiamo intitolato a Cavecchia una sala a suo nome. Katia Arbisani. L'Arbisani, che ha scritto tanti libri, e compreso il nostro, la Costituzione ne data nelle fabbriche. Quindi per noi è stato, per me in particolare, per lui e per altri del comitato, è stata una cosa immaginabile, che delle volte ci telefonava, non rispondeva nessuno, vieni ancora al mondo, dove vieni a definire. Ci viene questo sospetto, perché telefona uno è morto, l'altro è morto, dico smetto di telefonare allora. Grazie tanto. Posso dire solo due parole. Io sono Katia Graziosi, figlia di Anna Zucchini, sono anche una donna di Bologna, sono anche la responsabile di un'associazione femminile, Ludi, che è una delle più antiche del nostro paese. Ecco, io sono molto contenta che questo comitato ancora ha la forza di portare avanti questa storia, perché questa è una storia importantissima, ma è una storia che deve continuare a vivere e deve anche essere arricchita ancora di più. Perché tu ne hai accennato nel tuo intervento e hai fatto molto bene a parlare del ruolo delle donne. Cioè Bologna bisogna che riesca a rimettere in campo quella che è stata questa bellissima storia del mondo femminile, che già da allora, voglio dire, dalla Resistenza, le donne che hanno fatto parte del comitato dei licenziati sono le donne che erano nella Resistenza, che hanno fatto parte dei gruppi di difesa, sono le donne che hanno costruito la nostra Repubblica. Quindi non dobbiamo mai dimenticare questa cosa. Sono le donne che chiedevano consistenza nella vita di tutti i giorni, per uomini e donne, dei valori e dei diritti scritti nella Resistenza. Non dimentichiamo, tu hai fatto molto bene a citare le donne condannate. Bologna, più forse di altre città, ha pagato un prezzo altissimo, le donne hanno pagato un prezzo altissimo in quei periodi. Ci furono più di 1000 processi a Bologna per la questione degli scioperi. 1374. Ecco, 85 anni di carcere, non era una barzelletta. Le donne venivano incarcerate semplicemente perché di fronte, davanti a una fabbrica che era in lotta, parliamo del 53, dei licenziamenti, e domani è il 20 luglio, e fu la data del 20 luglio 53 che partì la lettera a 960 licenziati della Ducati, di cui 600 erano donne. Non dimentichiamo che queste donne, buona parte, erano anche vedove, erano capi famiglia. Il giorno dopo non poterono più portare i bambini all'asilo della fabbrica. La Celeri impediva l'entrata dei bambini all'asilo. Queste sono storie che vanno, va scritta questa storia. Qui ci sono rappresentanti, sono anche commossa, rappresentanti delle istituzioni, mi fa molto piacere vedere il rappresentante del comune, perché in quegli anni il comune di Bologna, l'allora sindaco Dossa, fu un pilastro per la città e tenne una situazione che era difficilissima. Era una guerra, Bologna era sotto guerra, Bologna e altre città dell'Emilia. Quindi noi dobbiamo essere grati a quelle istituzioni che seppero reggere una situazione difficilissima. Parlo del comune, parlo della provincia, parlo della Camera del Lavoro, che seppero tenere le redini di una situazione che era difficilissima.
e del ruolo, e non dobbiamo assolutamente dimenticare, anzi, noi dobbiamo assolutamente riprendere quella storia, rivalorizzarla, dare dignità a tutto quello che è stato quel periodo. E lì il mondo femminile ha pagato tantissimo, forse un tantino di più. Forse un tantino di più. Le donne ci proteggevate quando facevamo le sfilate, perché gli uomini, se erano le esterne della sfilata, la celere ci picchiava, ci arrestava. E ci stavano le donne. E allora ci stavano loro da una parte. E ci stavano le donne. Quindi voglio dire, la solidarietà che inventarono le donne in quel periodo credo che forse andrebbe anche ripresa, perché ci fu tantissima fantasia. E io dico, il passato leghiamolo al presente. Noi oggi abbiamo un gran bisogno di ricollegare l'oggi a quello che è stato ieri. Assolutamente non disperdiamo questa cosa. Mettiamo insieme un po' tutte le sinergie. Io la metto finché mi lascio nel mano. Sì, ma però ci siamo, Civenini, ci siamo anche noi. Vieni, grazie. Questa è la figlia di un ex partigiano combattente, ferito, scrittore di tanti libri e del nostro libro La Costituzione negata nelle fabbriche, che lui, il babbo suo, e io facciamo tutto questo qui per poter andare a fare la dimostrazione dei quadri dove ce n'era bisogno. Quindi ringrazio la figlia, che è ancora presente e che speriamo di vederci fra 100 anni. Grazie. Io vi ringrazio tutti a nome del comitato, che non credevamo che riuscisse così. Ho sempre detto, pensato, faremo un buco nell'acqua, chi lo sa. No, il buco nell'acqua non l'abbiamo fatto. Forse qualcuno a Roma sì. Grazie.